Cambio di stagione negli armadi. Fatto. Cambio di stagione nella scarpiera. Fatto. Cambio di stagione nel beauty case. Così come mutano le esigenze in fatto di look, cambiano anche le necessità del beauty look. Ecco quindi un nuovo video con i miei 10 segreti di bellezza nei mesi più freddi. Ma prima, come sempre, like di supporto e iscriviti al canale. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguimi su Instagram e mi trovi come Ele Petrella. Sigla! Attenzione ai termosifoni. Il tepore è un tocca sana per il relax, ma non per la bellezza. Lo ammetto, dopo una giornata al freddo, la tentazione di alzare il riscaldamento a tutta come fosse la rotella della radio quando suona il nostro pezzo preferito è alta. Ma non fa bene né ai nostri capelli, né ai nostri occhi, né alla nostra pelle, in quanto li rende più secchi e spenti, né all'ambiente. Meglio indossare un maglione in più o una bella vestaglia invece di esagerare con il calore dei termosifoni. Esfoliazione del corpo. So che è facile trascurare il corpo durante mesi più freddi perché meno esposto, ma sei sicura di voler correre il rischio di togliere pezzi di pelle ogni volta che togli i vestiti come fossero coriandoli? Il ricambio cellulare è naturale, quindi perché non favorirlo con l'esfoliazione quando la pelle appare grigia, secca e spenta? Diversamente la pelle tenderà a ispessirsi e a divenire terreno fertile per i tanto odiati peli incarniti. Burro corpo. Se quando fa caldo ricerchiamo leggerezza e freschezza, nei mesi freddi è preferibile optare per delle consistenze più corpose e ricche, in grado di contrastare secchezza e screpolature. Basta poco prodotto per ristabilire la barriera idrolipidica e ridonare compattezza alla pelle. Io sono solita applicare il burro corpo prima di infilare il pigiama, in modo da avere il tempo di farlo assorbire con dei massaggi circolari dal basso verso l'alto su tutto il corpo. Maschera viso. Tra aria gelida, smog, umidità e vento, anche la pelle del viso può avere le sue belle scocciature. Belle, ma mica tanto belle. Inoltre, se si ha la pelle mista o grassa, quando l'abbronzatura scompare si può assistere ad un vero e proprio effetto rebound dell'acne. Struccarsi e detergere la pelle è fondamentale, ma l'aiuto in più può arrivare dalle maschere viso. Per lenire la pelle irritata, purificare a fondo e uniformare il tono dell'incarnato, io utilizzo la maschera viso Cannabis Seed Oil di Foreo, particolarmente indicata per le pelli grasse, sensibili e soggette a rossori e acne, idrata senza ostruire i pori. L'applicazione della maschera con il dispositivo UFO 2 poi massimizza l'assorbimento dell'essenza della stessa grazie alle pulsazioni T-Sonic, alle luci LED verde, ciano e blu e alla crioterapia. Tra l'altro, non so se potrei dirvelo, ma le maschere sono così imbevute di prodotto che io le utilizzo anche più volte su collo e décolleté. Vi lascio il link in descrizione. Crema idratante ricca. I prodotti per la pelle non vanno cambiati perché ci si abitua ai componenti, ma perché cambiano le sue esigenze. I cambiamenti climatici stagionali ci mettono poi ulteriormente in loro. Uscire di casa senza un velo di crema sul viso dovrebbe essere reato. E vale anche per i maschietti, perché vorrebbe dire circolare senza uno scudo protettivo contro i fattori ambientali. Qual è la crema giusta? Quella che regala una sensazione di comfort in quel preciso momento dell'anno. Quando si abbassano le temperature, io necessito di formulazioni ricche di attivi idratanti e nutrienti. Se noto che mi lasciano il viso lucido come un vaso di cristallo, le riservo per la sera, altrimenti applico della cipria opacizzante nelle zone più a rischio, come la fronte. Fondotinta, amico o nemico? Se applicato con strumenti puliti e rimosso correttamente dopo un tot di ore, il fondotinta aiuta a proteggere la cute dalla fotoesposizione e dagli agenti atmosferici. In più protegge gli attivi della skincare dalla degradazione e per vie traverse dai batteri, in quanto scoraggia il passaggio delle mani, ahimè inevitabilmente non pulite, sul volto. Durante i mesi più freddi sarebbero preferibili le formulazioni meno secche e asciutte, come quelle liquide, in crema o in mousse. Se, nonostante questo accorgimento, la stesura non è propriamente delle migliori a causa della secchezza della propria pelle, è possibile miscelare al fondotinta un paio di gocce del proprio siero idratante preferito.
Limita le polveri. Le polveri assorbono le oleosità in eccesso, ma seccano anche la cute. Non dico vadano evitate, ma vanno sicuramente utilizzate con parsimonia. Terre, blush, illuminanti e ombretti cremosi sono utili per non appesantire il volto e non incorrere in grinze e pellicine. Ah, non so voi, ma quando inizia a fare freschino inizia anche a colarmi il naso. Inutile dire che con mia somma gioia è il momento in cui desidero soffiarlo di più e lo stesso in cui realizzo di aver terminato il make-up. Per ovviare il più possibile al problema naso screpolato, oltre a idratarlo ben bene, prediligo correttori super cremosi, che porto sempre con me, in modo da riapplicarli secondo necessità. Correttore verde per i rossori. Allo stesso modo, con il cambio di stagione tornano anche i rossori, che complice il pallidume tipico che assume il volto dopo aver perso anche l'ultimo cenno di abbronzatura, diventano molto più visibili. Per compensare i rossori di ogni genere, come i segni dell'acne, io utilizzo un correttore verde. Basta applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona interessata e poi sopra stendere il fondotinta. Occhio al trucco occhi. Occhi che lacrimano, occhi secchi, occhi rossi. Per evitare le sbavature non utilizzo le matite nella rima ciliare interna, inferiore e superiore e prediligo mascara e eyeliner waterproof. Quando non li ho a disposizione salto la fase delle codine e non applico il mascara nella parte finale dell'occhio in modo da evitare macchie alla prima lacrima. In più, se noto che le palpebre sono secche, prediligo gli ombretti opachi a quelli satinati e sì, se noto di avere gli occhi rossi, evito tutti gli ombretti in colori che lo richiamano. I capelli. Il freddo, il vento e il continuo togli metti di sciarpa ai capelli possono gravare anche sulla salute e la bellezza della nostra chioma. I miei segreti per mantenere la loro luminosità e morbidezza sono: non esagerare con la frequenza dei lavaggi, soprattutto con i prodotti aggressivi, utilizzare spazzole con setole naturali per limitare l'elettrostaticità, preferire i capelli larghi e raccolti morbidi quando tira vento in modo da ridurre la superficie di attrito. Spero che questo video vi possa essere utile, se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come elpetrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.